Doggo, ma cos'è il titolo di sto video? Sasso, carta, forbice, bomba atomica? Su che sito ti trovi? Cosa ci farai vedere oggi? Benvenuti su Sasso, carta, forbice, qualsiasi altra cosa. Dobbiamo scoprire man mano cosa batte la roccia e noi scriveremo tipo forbici. Le forbici batteranno la roccia? Se sì, dovremo scoprire cosa battono le forbici. Mentre, se no, dobbiamo ricominciare. In questo caso, le forbici hanno battuto la roccia perché tagliano la roccia. Io non credo che funzioni così, ma credo allo stesso tempo che questo sito sia completamente rotto. Ho sputato sul microfono, che schifo. Andiamo avanti. Ecco, come potete vedere, adesso dobbiamo capire cosa batte le forbici. Il fuoco, perché si sciolgono. Davvero? C'è scritto fuoco, l'italiano di fire, scioglie le forbici, l'italiano di scissors. That's amore. C'è scritto that's amore. Altre 101 persone sono psicopatiche come me. Ora c'è un problema. Cosa batte il fuoco? Beh, voi sicuramente starete pensando all'acqua, all'estintore, no, una valanga. Una valanga batte il fuoco, giusto? No, no. No, in che senso? Ah, perché il fuoco... Perché il fuoco... Il fuoco scioglie la neve! Sono un idiota! Allora, cosa batte la roccia? Una meteora. Una meteora che cade sulla roccia, eccolo qua! Che vuol dire che è un album dei Linkin Park? Va bene. Ha dei riff di chitarra così potenti da distruggere le rocce? Cioè, solo altre 10 persone ci sono arrivate? Qualcuno ci aiuti? Cosa batte una meteora? Ma io che cosa ne so? Il Big Bang? L'esplosione più grande al mondo? Sì! Ora c'è un problema! Cosa batte il Big Bang? Che cosa batte il Big Bang? Il Big Bang! Non so parlare. Ben 10. No, dice che il sito non è bravo con i numeri. Ben 10 batte il Big Bang. No, Ben 10 è un cartone. Il Big Bang è un evento cosmico. Uno è uno show televisivo, l'altro ha dato origine all'universo. Quindi non è un combattimento molto, come si dice, fair. Cioè, leale. Tipo, non è un combattimento giusto. Va bene, cosa batte la roccia? Il trapano? Il trapano spacca la roccia. Che vuol dire? Che vuol dire? Come il trapano? No, effettivamente, la trivella batte la roccia. No, trivella? Guarda che trivella esiste! Cioè, mi ha detto che me la sono inventata, ignorante di un sito. Freddy Fazbear batte la roccia. Guarda! Freddy Fazbear batte la roccia perché Freddy praticamente gli fa venire gli incubi alla roccia. Molto bene, molto bello soprattutto. Ragazzi, mi sto gasando tantissimo, aspetta che zoom un po' perché sennò non si vede niente. Next! Cosa batte Freddy Fazbear? Il fuoco! Il fuoco! Il fuoco batte Freddy Fazbear! Perfetto! Freddy Fazbear non potrà più perseguitarci grazie al fuoco. Altre 245 persone hanno battuto Freddy Fazbear con del fuoco. Cosa batte il fuoco? Questa volta non mi farò fregare, un estintore. L'estintore batte il fuoco. Ecco, però è rappresentato dal fuoco. Quindi è tipo la canzone Fuoco nel fuoco. Cioè, guardate, estintore che batte fuoco, che batte Freddy Fazbear, che batte una roccia. Noi siamo passati da una roccia a un estintore. Ora, cosa batte un estintore? Fammi pensare. Allora, cosa può battere un estintore? Un tornado. Un tornado batte un estintore, giusto? Molto più... No, ve lo devo zoomare. Dice che sono la prima persona a battere un estintore con un tornado. Perché bisogna pensare in grande, ragazzi, nella vita. Non dovete mai mollare. Il tornado che batte l'estintore, che batte il fuoco, che batte Freddy Fazbear, che batte una roccia. Cosa batte un tornado? Cosa potrebbe battere un tornado? Godzilla! Ok, però contro Godzilla non possiamo usare la bomba atomica perché altrimenti lo potenziamo. Godzilla schiaccia i tornado come se fossero piccoli insetti. Molto bene. Cosa batte Godzilla? Il megalodonte.
Dite che il megalodonte riesce a battere Godzilla. Attenzione, il megalodonte, che è uno squalo preistorico massivo gigante, Godzilla invece è una lizard, una lucertola gigante, che però è più piccola di uno squalo gigante, a quanto pare. E quindi il megalodonte batte Godzilla. Allora qui dobbiamo stare molto attenti, perché uno tsunami potrebbe non abbattere un megalodonte, perché loro vivono già nell'acqua. Cosa potrebbe uccidere un megalodonte? Un vulcano! Vulcano. Il vulcano potrebbe uccidere il megalodonte. Per forza. Dai, dai che vinciamo la streak. Vulcano. Sai che cos'è un vulcano? Sì, sono stato la prima persona a battere un megalodonte con un vulcano, perché sono pazzo. Sono completamente andato di testa. Allora io vi volevo solo far leggere questa roba. Vulcano che batte megalodonte, che batte Godzilla, che batte un tornado, che batte un estintore, che batte un fuoco, che batte Freddy Fazbear, che batte una roccia. Ora, cosa batte un vulcano? Uno tsunami. Lo tsunami batte il vulcano. Signori, nella nostra streak più alta di 8. Cosa però batte uno tsunami? Il ghiaccio. No, aspetta. Wall Maria. Quello di Attack on Titan. Bene, bene. Il Wall Maria... riuscirà a fermare uno tsunami. Nel caso dovessero fare un nuovo anime di Attack on Titan in cui c'è uno tsunami, ovviamente voglio il copyright. Altre due persone, altri due malati come me, hanno messo Wall Maria. Cosa batte il Wall Maria? Colossal Titan. Ovviamente il titano colossale abbatte il Wall Maria. E cosa batte il titano colossale? Eren... come si scrive? Aspetta, come si scrive Jäger? Aspetta, Eren Jäger. Eren Jäger. Eren Jäger. Sì! Eren Jäger è uno di quelli che ha combattuto il titano colossale. E quindi vince! Molto bene, Eren Jäger, che abbatte il titano colossale, che abbatte il Wall Maria, che abbatte uno tsunami, che abbatte un vulcano. Vabbè, ragazzi, poi ce lo leggiamo alla fine perché sto impazzendo. Ora però, chi batte Eren Jäger? Mikasa. Ottimo! Ottimo! Mikasa è una combattente skillatissima ed è un'amica di Eren Jäger. Insomma, però potrebbe ucciderlo se necessario. Scusa, Eren. Va bene, quindi Mikasa batte Eren, che è rappresentato con il fuoco. Ottimo. Cosa batte Mikasa? Mikasa è Stukasa. Però cosa potrebbe uccidere Mikasa? Cthulhu! Aspetta, come si scrive Cthulhu? Ho dei problemi con questi nomi. Allora, Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu? Ah no, si scrive... ah, la mia voce! Si scrive C-T-H-U-L-H-U. Cthulhu. Dai, è impossibile che Mikasa possa battere Cthulhu. Molto bene, molto bene. Cthulhu è una divinità lovecraftiana del terrore. Mikasa è solo un umano, quindi è proprio zero. Sono stato il primo a far mangiare Mikasa dal Cthulhu. Però cosa batte Cthulhu effettivamente? Zeus! Zeus può abbattere Cthulhu. Come no? No, dai. Quindi Zeus non è riuscito a battere Cthulhu. Quindi abbiamo Cthulhu che ha battuto Mikasa, che ha battuto Eren Jäger, che ha battuto il Colossal Titan. Perché l'ho detto così? Il titano colossale che ha distrutto il Wall Maria, che ha parato lo tsunami, che è riuscito ad inondare un vulcano, che ha ucciso il megalodonte, che ha mangiato Godzilla, che ha schiacciato un tornado, che ha attirato a sé un estintore, che ha spento il fuoco, che ha incendiato Freddy Fazbear dopo aver distrutto una roccia. Questo gioco è magnifico. Gioca ancora, voglio riprovare. Allora, cosa potrebbe battere una roccia se non Goku? Ottimo, Goku sicuramente può polverizzare una roccia. Molto bene, andiamo avanti. Pubblicità, magari ti levi. Grazie mille, gentilissima. Cosa sconfigge Goku? Jiren. Si scrive così, Jiren. Molto bene, il livello di potenza di Jiren è over 9000. Cosa sconfigge Jiren? Ultra Instinct Goku. Giusto, l'ho scritto bene? Ok. Ora, cosa batte Goku Ultra Istinto? Beerus. Aspetta, Beerus. Si scrive così, Beerus batte Goku Ultra Istinto. Non lo so, sto andando a istinto. Sono il primo a battere Goku Ultra Istinto con Beerus, che è rappresentato da un gatto che dà un pugno a un fulmine.
signori, giochi di qualità, solo da poco dopo. Cosa abbatte Beerus? Cosa ammazza i topi? No, i topi, i gatti, tipo cibo avvelenato? Poison e Batman, va bene. Ho pensato a Poison Ivy. No, Hulk. Hulk potrebbe battere Beerus. No, un'altra persona ha già provato con Hulk che batte Beerus. Amico mio, vieni qui che ti stringo la mano. Giochiamo ancora. Dai, dobbiamo arrivare alla bomba atomica. La roccia è battuta da... dalla cacca che si mette... No, 1078 persone hanno scritto cacca contro roccia. Ottimo. Godzilla. No, King Kong. Sicuro, riesce molto bene. Riesce a battere la roccia. Sapete cosa batte King Kong? Una giant banana. Una banana gigante che schiaccia King... È successo davvero. Una banana gigante ha battuto King Kong. Ma cosa batte una banana gigante se non una padella gigante? Sono il primo ad aver sconfitto una banana gigante con una padella gigante. E sapete cosa batte una padella gigante? Un portale del Nether batte la padella gigante. Giusto? Esiste. Capite che il portale del Nether è un portale per un'altra dimensione, mentre una padella gigante è semplicemente un utensile da cucina. Non puoi cucinare le dimensioni, stupido! E sono stato comunque il primo a battere una padella gigante con un portale del Nether. Sapete come si batte? Pubblicità, via! Sapete come si batte un portale del Nether? Con un creeper gigante, che fa saltare il portale... No, perché è fatto di ossidiana... Qui non ho capito, non c'è della verità, perché tecnicamente se esplode un creeper davanti al portale del Nether non dovrebbe far esplodere il portale del Nether, ma un creeper gigante? Proviamo con un creeper, visto che non ho niente da fare oggi, verifichiamo! Allora, ho costruito il portale del Nether, adesso ci spawniamo un creeper, tu dovrai esplodere, andiamo in survival, ok? No, a quanto pare il portale del Nether non esplode. Ma se io provassi con tanti creeper? Però, oddio, ha rotto effettivamente il portale. Forse è inteso per quello. Ok, riaccendiamolo. Signori creeper, venite tutti qui. Tutti insieme. Niente, il portale del Nether non esplode il portale, cioè struttura. Esplode effettivamente il portale, cioè varco dimensionale. Potrebbe avere senso. Torniamo quindi al nostro creeper gigantesco che verrà battuto da un atomic. Bomb. Voglio dire, il creeper si potenzia con il fulmine, non con una bomba atomica, giusto? Sono stato il primo ad uccidere un creeper gigante con una bomba atomica. E sapete cosa batte una bomba atomica? Una bomba... Aspetta. Atomic bomb. Una bomba atomica gigante, giusto? Una bomba atomica gigante batte una bomba atomica. E sapete cosa batte una gigantesca bomba atomica? La luna. Lanciamo la luna sulla bomba atomica. Ottimo. La prima persona di nuovo. Ragazzi, questo gioco lo sto carriando io. E sapete come si batte la luna? Con Galactus. Stiamo arrivando a Fortnite. Se riesco ad arrivare a Fortnite, Galactus uccide i pianeti. Cosa batte Galactus? Fortnite. No! Dai! Deve essere lore based. Comunque, giusto per fare un piccolo recap, Galactus, ok? Ha distrutto la luna, che ha schiacciato la bomba atomica gigante, che ha annullato la bomba atomica, che ha fatto esplodere il creeper gigante, che ha distrutto il portale del Nether, che ha assorbito la padella gigante mentre cuoceva una banana gigante, che era stata mangiata da King Kong dopo aver distrutto una roccia. Devo aggiungere altro.